Amici contro derby da UEFA o dei giovani leoni con cui sempre più si identificano Bari e Foggia, le stelle di Puglia. Tante le definizioni nel giorno in cui la festa, ed è un peccato, viene turbata da un toscano dispettoso, l'arbitro Nicchi. Niente pause, si comincia di gran carriera. Il Bari cerca di spaventare subito gli ospiti che si propongono con Bresciani, fermato da Manighetti. Il giudice latita. Il calcio è gioco da furbi, lo dimostra Tovalieri che riporta improvvisamente Bianchini sulla terra. In tribuna è festa grande, il sindaco Memola si dimostra tifoso doc. Solito Foggia che però pesa assai poco in attacco, mentre dall'altra parte il Bari, quando può, usa il randello. Ancora idee che danno solo qualche illusione, e poi è la festa di San Nicola, con tiracci che arrivano da tutte le parti sul malcapitato Mancini. E quando è tempo di riposo, ecco che da fuori provincia Di Biagio trova coordinazione e rabbia per pareggiare. Si riprende sulle ali dell'entusiasmo rossonero che dà grandi brividi alla curva sud, ma ecco che Nicchi diventa protagonista, concede un rigore, ammonisce e poi espelle Padalino. Capitan De Vincenzo è stupefatto. Il Padalino, che io ero lì e c'erano altri miei compagni vicino, e non è accaduto nulla, non gli ha mancato di rispetto, non si è lasciato scappare nessuna parola, credetemi, e mi piace vedere le persone educate. Oggi non ho visto questo, veramente mi dà fastidio. Mancini para il rigore di Gautieri, siamo alla terza stecca, e il Bari approfitta immediatamente della superiorità numerica ed è proprio in centro che il Foggia accusa delle battute a vuoto. Il gol di Amoruso, una terribile percussione, a quel punto appare scontato. Mandelli tenta di realizzare il pareggio con la mano, poi esce Bresciani, è il 35esimo. Il Foggia resta in 9 e lì, negli spazi invitanti, si getta il Bari, che non trova il terzo gol solo per caso. Sentiamo Materazzi. Io non credo che l'arbitro abbia condizionato niente, anzi, è andato avanti fino al 51esimo nella ripresa. Ha avuto il Foggia un calcio di punizione all'altezza della nostra area sul fine della partita e noi abbiamo fatto i gol, loro no. Anche se devo dire che il Foggia ha giocato una grande partita.